Kanyaman e il successo con Dai Dreamer Le ali del sogno. Qualche settimana fa Kanyaman ha fatto felici molte fan italiane perché è stato ospite a Verissimo e C'è posta per te, la cui sorpresa vedremo a gennaio. Nel frattempo il protagonista maschile di Dai Dreamer Le ali del sogno ha rilasciato alcune interviste a magazine del nostro paese, come il periodico Chiedi più TV. Tanti credono che la vita sentimentale del bel 30enne turco sia serena e felice. Purtroppo non è così, infatti il suo trascorso non è fatto tutto di rose e fiori. Il ragazzo, infatti, ha dichiarato che la sfera amorosa non combacia con quella vissuta da Candy Vit, l'affascinante fotografo della serie TV di Canale 5. Dal punto di vista sentimentale non mi è andata poi tanto bene fino ad oggi, ha dichiarato Yam anche nel salotto di Silvia Toffanin, ha asserito che al momento è single. Il 30enne turco tradito dalla fidanzata che segue Kanyaman sa perfettamente che l'attore turco è particolarmente riservato sulla sua vita privata. Nonostante sia restio nel parlarne, grazie al successo strepitoso che sta ottenendo nel nostro paese con Dai Dreamer Le ali del sogno, il 30enne è costretto a rispondere a dei quesiti posti da giornalisti e conduttori. In particolare, qualche giorno fa, ospite a Verissimo, il ragazzo si è concesso a numerose interviste. Purtroppo 3 anni fa è stato tradito dalla sua ex fidanzata, ossia la modella Bestem Suozdemir. Parlando col giornalista del magazine di più TV, Khan ha confessato che i due erano perfino andati a convivere. Successivamente lui è venuto a conoscenza del tradimento. Poi parlando dello sceneggiato di Canale 5, Yaman ha asserito: mi ha consacrato definitivamente. E mi ha fatto conoscere un po' dappertutto. Kanyaman legato all'Italia, il pubblico di Canale 5 aveva già avuto modo di conoscere Kanyaman con lo sceneggiato turco Bittersweet Ingredienti d'amore, che lo aveva visto protagonista insieme alla collega Özge Gürel. Ma il grande successo è giunto con Dai Dreamer, Le ali del sogno, che continua ad essere trasmessa nel fine settimana di Canale 5, nonostante Yaman viene richiesto da vari paesi, il 30enne è colpito dai fan di casa nostra. Il calore che ricevo ogni volta che vengo in Italia non lo ricevo in nessun'altra parte del mondo. L'affetto degli italiani è fantastico, indescrivibile. Segui Controcultura su Instagram, clicca qui.